Tutto è cominciato da una semplice, geniale invenzione, la ruota. Nessuno immaginava che quel disco di legno, creato più di 5.000 anni fa, avrebbe messo in moto il futuro dell'umanità. La ruota nasce in Mesopotamia, inizialmente per i torni dei vasai. Ma ben presto viene adattata ai primi carri trainati da animali. È l'inizio di una rivoluzione. Per millenni, l'unico modo per spostarsi era usare la forza degli animali. Nacquero carri e carrozze. Nell'antico Egitto, i carri da guerra erano leggeri e veloci, trainati da cavalli. In Grecia e a Roma, le bighe erano simbolo di potere e velocità. Le strade romane, costruite con precisione, collegavano città lontane e permettevano ai carri di viaggiare più rapidamente. Durante il Medioevo, le carrozze si perfezionarono. Venivano usate dai nobili, spesso chiuse e riccamente decorate, ma sempre tirate da cavalli. In città, le strade erano strette e fangose. I viaggi erano lenti, scomodi e riservati a chi poteva permettersi cavalli e carrozze. Il popolo camminava. La mobilità era un privilegio. Ma con il Rinascimento e le nuove scoperte tecniche, le carrozze divennero più diffuse. Si iniziò a sperimentare con sistemi di sospensione e ruote più resistenti. Verso il 600, nelle grandi città europee, nacquero i primi servizi pubblici di carrozze a noleggio, un'idea rudimentale di taxi. Il grande cambiamento avvenne con la rivoluzione industriale. L'idea che una macchina potesse muoversi senza cavalli iniziò a prendere forma. Nel 1769, in Francia, Nicolas Joseph Cugnot costruì un enorme triciclo a vapore. Era lento e instabile, ma poteva muoversi da solo. Era una macchina. I primi esperimenti con il vapore continuarono per tutto l'Ottocento. Alcuni veicoli riuscivano a trasportare passeggeri, ma erano troppo ingombranti. Le caldaie pesavano troppo, il tempo per riscaldare era lungo, l'autonomia limitata. Così gli inventori iniziarono a cercare un'alternativa. La risposta arrivò dai motori a combustione interna. Nel 1870, l'austriaco Siegfried Marcus costruì una carrozza con motore a benzina. Poco dopo, Carl Benz in Germania brevettò nel 1886 quello che è considerato il primo veicolo moderno. Era un triciclo con motore a scoppio, semplice ma funzionante. Aveva tutto ciò che serve a un'automobile: motore, telaio, ruote, sterzo, sedile. Nello stesso periodo, anche Daimler e Maybach stavano lavorando su veicoli simili. Il sogno dell'auto si stava avverando, ma le prime automobili erano rare, costose e inaffidabili. Costruite una per una, a mano. Servivano artigiani esperti, materiali costosi e molta pazienza. Solo pochi ricchi potevano permettersele. Poi arrivò Henry Ford. In America, nel 1908, lanciò il modello T, un'auto semplice, solida, economica. Ma la vera rivoluzione fu la catena di montaggio. Per la prima volta, le auto venivano costruite in serie. Ogni operaio aveva un compito preciso. I tempi si ridussero, i costi crollarono. L'automobile divenne un bene accessibile. Le strade si riempirono, nacquero pompe di benzina, officine, segnali stradali. In Europa, nel frattempo, si affermavano case automobilistiche come Fiat in Italia, Peugeot e Renault in Francia, Mercedes in Germania. Le auto cambiavano forma, velocità, materiali. Si passava dal legno al metallo, dai freni a leva ai freni a pedale, dai motori semplici a quelli più potenti.
l'automobile diventava parte della vita quotidiana. Durante la Prima Guerra Mondiale, le auto vennero usate per trasportare truppe, munizioni, feriti. Dopo la guerra, la produzione riprese con più forza. Negli anni 20 e 30, l'auto divenne simbolo di modernità. Cambiava il modo di vivere, di lavorare, di viaggiare. Negli anni 50, dopo la Seconda Guerra Mondiale, il boom economico portò l'auto in ogni casa. I modelli si diversificavano. Auto piccole per la città, auto grandi per i viaggi. Si puntava su comfort, velocità, estetica. L'automobile era anche status sociale. Negli anni 60 e 70 arrivarono le prime normative sulla sicurezza. Cinture di sicurezza, fari più potenti, freni migliori. L'auto diventava più sicura, ma anche più complessa. E con la crisi del petrolio si iniziò a pensare all'efficienza. Le auto giapponesi, piccole e parsimoniose, conquistarono il mercato globale. Da quel momento, l'auto ha continuato a evolversi. Sono nati nuovi tipi di motore, nuove forme di alimentazione. Ma quello che conta è la storia lunga e affascinante che ha portato l'umanità da semplici carri di legno trainati da cavalli, fino alla libertà di movimento che conosciamo oggi. Nell'antica Cina si svilupparono carri con differenziali rudimentali, strumenti che permettevano alle ruote di girare a velocità diverse in curva. Un concetto che sarebbe tornato utile secoli più tardi nelle auto moderne. Anche in India, Persia e in tutto il Medio Oriente, i carri erano centrali per il commercio e la guerra. Ogni civiltà ha adattato la ruota secondo le proprie necessità. Durante il Medioevo, le strade peggiorarono. I grandi imperi erano crollati e le infrastrutture erano state abbandonate. I viaggi divennero lenti e difficili. Solo i nobili viaggiavano in carrozze, spesso trainate da più cavalli. Il trasporto era ancora un lusso. I comuni cittadini viaggiavano a piedi o al massimo con carri trainati da buoi. Ma intanto le città crescevano, il commercio aumentava e con esso la necessità di trasporti più rapidi ed efficienti. Nel Rinascimento, l'ingegno umano esplose. Leonardo da Vinci disegnò progetti di carri semoventi mossi da molle e leve. Idee troppo avanzate per l'epoca, ma che mostravano come il sogno di una macchina autonoma fosse già vivo. I secoli seguenti videro un lento ma costante miglioramento delle carrozze. In Inghilterra, le strade venivano coperte di pietre per migliorare il transito. Nacquero i primi servizi postali su carrozze. Il concetto di linea regolare di trasporto era ormai realtà. Nel XVIII secolo, l'Inghilterra introdusse le prime strade a pedaggio per finanziare la manutenzione. I trasporti si facevano sempre più organizzati. Ma il vero salto fu grazie alla scienza. Il motore a vapore di James Watt, inventato nel 1765, aprì la strada a nuove idee. Se il vapore poteva muovere una pompa, perché non un veicolo? Nel frattempo, i carri continuavano a evolversi. I materiali miglioravano. Le sospensioni rendevano il viaggio meno doloroso. I cavalli venivano disposti in modo da massimizzare la forza di trazione. Alcune carrozze di lusso avevano interni decorati, vetri alle finestre, addirittura piccole lampade a olio. La carrozza non era più solo un mezzo, era uno status symbol. Re, nobili, ambasciatori si facevano trasportare su veicoli imponenti, trainati da cavalli vestiti a festa. Ma per le masse, tutto questo era ancora lontano. Poi arrivò il motore. All'inizio, il vapore. Poi, la benzina. I primi veicoli a motore somigliavano ancora a carrozze, solo che non avevano cavalli. Il termine carrozza senza cavalli veniva usato spesso nei giornali dell'epoca.
Il pubblico era incuriosito ma diffidente. I veicoli facevano rumore, puzzavano, spaventavano gli animali. In alcune città furono vietati, ma il cambiamento era inarrestabile. Nel corso degli anni, le auto iniziarono ad avere volanti, freni migliori, ruote in gomma, fari, parafanghi. L'industria cresceva. In Germania, Francia, Italia, Regno Unito e Stati Uniti si sviluppavano marchi, brevetti, innovazioni. Ogni anno portava qualcosa di nuovo. Negli anni 10 del Novecento, le automobili parteciparono alle prime gare. Il desiderio di velocità e competizione spinse i progettisti a superarsi. Nacquero i primi pneumatici gonfiabili, i radiatori per raffreddare il motore, i cambi a più marce. Con la diffusione delle auto, nacquero anche nuovi mestieri: meccanici, gommisti, istruttori di guida. Le scuole guida iniziarono a formare i primi automobilisti. Nacquero i codici della strada, le targhe, le patenti. Tutto ciò che oggi diamo per scontato fu creato da zero. Perfino le parole che usiamo oggi hanno radici in quel passato. La parola carro deriva dal latino carrus, che a sua volta risale a lingue antiche. Carrozza, calesse, vettura, ogni termine racconta un pezzo di questo lungo viaggio. Persino la parola automobile nasce dall'unione di auto e mobile. Da solo, in movimento. L'automobile ha unito città lontane, creato industrie gigantesche, ispirato artisti e ingegneri. Ma la cosa più straordinaria è che tutto questo non è frutto di un solo evento. È il risultato di un'evoluzione lenta, fatta di secoli di sogni, prove e ostacoli superati. E tutto è cominciato da una ruota.